Ciao Paolini, ciao Paoline, zoom zoom, benvenuti in questo nuovo vlog dalla fredda Germania, che adesso è veramente fredda, è arrivata la stagione. Vado a lavorare in questo martedì, settimana piano piano cammina e vediamo un po' cosa succederà. Allora, adesso intanto sono le 12.04, quindi sono uscito un po' tardi, come cavolo è possibile? Tra 5 minuti passa il bus, è sempre in ritardo, ma quando magari ti serve, cioè che non deve essere, che deve essere in ritardo non lo è, ma no, ma sono arrivato. Va bene, ci tenevo subito ad aprire questo vlog del giovedì sera, raga, perché qua le cose sono tante da fare, tanti impegni. Quindi abbiamo aperto il vlog, vi mando un bacio, ci sentiamo come esco dal lavoro e a presto presto, mi raccomando. Sì, sono di nuovo io, cosa vi dicevo? Che a volte c'è un paio di minuti di ritardo che servono, ma cavolo me ne dice 15 di ritardo, che è successo? Mado, raga, qui da dall'essere in ritardo a andare al bus, cioè qui sono in ritardo quasi ad arrivare al lavoro, mannaggia, no, 15 minuti sono tanti, spero di no, a volte ne segna così tanti ma poi diminuisce perché si vede che recupera, insomma, no, adesso che devo aspettare qua un quarto d'ora al freddo, 20 minuti, vabbè, vedete come cambiano le cose velocemente, spero proprio di no perché entrare al lavoro di corsa odio. Ragazzi, ciao, mamma mia, che occhiali sporchi. Sono le 22.30, io non riesco più, cioè, ma sono giornate piene di impegni, piene di cose da fare. A volte vi giuro, sono sincero, lo sapete, mi dimentico che sto girando un vlog e di chiacchierare con voi, di raccontarvi le cose. Adesso sono le 10.30, sono 2 ore che sono a casa, ma sapete che sono arrivato a casa, svuotato lo zaino, ho preso le mie vitamine. Ho bevuto il caffè, ho sistemato un po' qua la cucina perché devo lavare 2 piatti, me li faccio domani però li ho già preparati e sistemati. Poi mi hanno dato un bustone, raga, al lavoro vi accenno solo che mi hanno dato dei detersivi, dei detergenti che non usiamo più al lavoro, quindi ce li stanno, devono insomma farli fuori, ce li hanno dati. Mi sono preso due saponi per le mani, molto buoni, 2 creme delle mani perché li usiamo al lavoro, buonissime. 2 sgrassatori, no, 2 cose per gli acciaio, per pulire l'acciaio, tipo lavandino, queste cose qua, e 2 sgrassatori per il forno, per queste cose qua, per le pentole più sporche, insomma. Ho un bustone qua per terra che devo sistemare domani sotto il lavandino, mi devo sistemare anche quel mobile. Se vi faccio vedere, solo la busta. E questa qua, piena di cose, domani mi devo sistemare qua sotto perché è un po' caotico. E quindi sistemo bene tutto. Sì, devo pulire gli occhiali. Mi si è staccata la registrazione, scusate. Comunque, quel bustone è pieno di roba, di delle robe che mi hanno dato. Insomma, tra una cosa e l'altra, poi sono stato in premiere con voi, che dopo tanto tempo sono stato contento. Mi sa che l'ultima premiere l'abbiamo fatta giovedì scorso, mi sa, perché sabato non l'abbiamo fatta, quindi adesso sono le 10.30, mi sono lavato i denti, sono pronto per andare a letto, ci sono dei video che sono usciti delle mie iscrizioni di YouTube che devo andare a guardare, e quindi è passata, e poi mi sono ricordato che dovevo chiacchierare nel vlog, insomma, quello che per sabato, no, per giovedì, scusate, per giovedì sera, oggi è solo martedì purtroppo, e quindi niente, io sono un po' stanchino perché oggi è arrivata tanta merce da mettere a posto, quindi l'ho sistemata, anzi ho aiutato la mia collega italiana Lorena, che saluto se mi sta guardando, abbiamo lavorato insieme per un po' e nulla, quindi sono un po' stanchino, adesso vado a riposarmi, appunto vado a vedere questi video che sono usciti su YouTube. Vi devo dire che mia mamma e mia zia sono partite col Flixbooks, è peggio della Degusta Box, raga. Non riesco mai a dirlo, Degustabox, Flixbus, sono partiti da Regensburg per Torino, faranno un viaggio di 15 ore, ma l'aereo costava troppo. Praticamente alle 5 di stasera mia zia ha deciso di andare a Torino al funerale di questa ragazza che vi ho accennato, la sciatrice che è morta, amica di famiglia,
della zia, quindi ve l'ho già raccontato, quindi non ha resistito, deve andare al funerale che è dopodomani, mi sa. Però da sola non riuscivo a affrontare il viaggio, con l'aereo impossibile, si pagava 700 euro andata e ritorno, fatto ovviamente in giornata. Quindi hanno preso il Flixbus con mia mamma. Mia mamma in 3 ore alle 5 gliel'ha detto: partiamo, si è preparata, e alle 8:30 sono partita da Regensburg con l'autobus, appunto. Avranno un cambio a mezzanotte a Monaco, speriamo tutto bene, che si riescano a capire, e poi andranno, proseguiranno per Torino, insomma. Però mio zio ci teneva troppo ad andare, insomma, per stare vicino all'amica, alla mamma. Va bene, detto questo, niente, questo qua, quindi tante cose, raga. Noi ci sentiamo domani mattina, domani è mercoledì. Sì, settimana che va, però se andasse, è troppo violenta questa settimana. Deve passare più veloce. Va bene, mi vado a pulire gli occhiali perché non ci vedo un tubo, e ci sentiamo domani mattina, raga. Ciao, ok. 8 di questo mercoledì, buongiorno, che sogno, si dice così sonno in spagnolo, non lo so, adesso qua il vecchietto si alza, sono le 8 in punto, vado a fare la colazione, oggi devo uscire alle 11, quindi ho un pochino meno tempo, ma sempre ce l'ho. Non lamentiamoci. Tempo lo sapete ormai. Il colore prevalente di questo mese sarà il grigio, nuova moda 2024. Vado. Mi alzo perché se no non se la fa. Fo. Volevo fare stamattina perché io non posso stare senza fare nulla. Sotto il lavandino mettere a posto i detersivi in abbastanza così, in ordine, cioè velocemente. Lo farò subito dopo colazione e vi farò vedere. Yes. Per quanto riguarda il robottino, la prima ricetta che vorrei fare è venerdì che sono a casa. Non so se verrà mio papà a mangiare, sapete che da solo. Spero che mamma gli ha lasciato un telefono perché lui non ha telefono, quindi se gli ha lasciato un telefono, perché ha due numeri, mamma, tedesco-italiano, quindi numero con un telefonino, dovrebbe essere a casa, se no e chi lo sente? Buondì! Mamma mia, raga, io quando faccio colazione mi preparo la tavola, ma mi devo alzare 8 volte perché che ne so, messo i tovaglioli, fette biscottate, poi mi siedo, ma mancano i cucchiaini, allora mi sono alzato. Poi cosa mancava? Mancava il latte che era in frigo. Adesso cosa manca? La marmellata, quindi devo andare di nuovo, alzarmi di nuovo. È così, tutta la mattina così, per fare colazione ci vuole 8 ore. Guardate la tazza. Ho quella a gatto. C'è anche la coda qua come manico. Insomma, mi devo alzare 10 volte, adesso devo andare a prendere la marmellata e l'acqua. Ecco cosa avevo dimenticato, il resto c'è tutto. Ci sentiamo tra poco, sì. Eccomi! Aspettate, aspettatevi! Raga, ho messo la camera dall'altro lato, come sono intelligente. Allora, ragazzuoli, intanto faccio vedere fuori. Perché io una volta almeno al giorno voglio farmi vedere fuori. Guardate che umidità. Non c'è più niente, non c'è più neanche la collinetta, non c'è nulla. Guardate, c'è un freddo terribile, non c'è più nulla. Si vede solo il grigiore. Di solito la collinetta è un po' velata, adesso non si vede proprio. È tutto bagnato come se avesse piovuto. Sono 6 gradi, tipo roba così. Allora, cosa volevo dirvi, ragazzini, ragazzuoli, ragazzetti, e ragazzuoli, e Paolini, e Paolina, e Zunzù? Perché sono così fuori? Non lo so.
Allora, mia zia e mamma, appunto, vi ho detto, stanno per arrivare a Turin, e poi c'hanno ancora un pezzo in macchina per arrivare su Val Gioie. Poi hanno un po' dormito, per quello che si può dormire in un Flixbus, l'ho detto bene. Io ho finito di fare colazione, adesso, come vi dicevo, metterò a posto i detersivi sotto il lavandino. Ieri, il lavoro è stato, ve l'ho detto, un po' faticoso, ma perché è arrivata tanta merce. E quindi ho aiutato a sistemare, mi è venuto un po' di mal di schiena. Io, da bravo vecchietto, faccio una corsa, ma mi viene nel blocco della, non mi viene nel blocco della schiena, per carità, è solo un dolore leggero, ma ho preso subito un pastiglione perché se no non si può. Quindi l'ho preso subito, così mi passa. A proposito, la vitamina D mi sono dimenticato, adesso la bevo subito. Niente, tutto a posto. Non faccio quello, così vi faccio vedere. E basta. Oggi io non ho. Ah, devo fare la pasta perché oggi nella vegenda e non solo, cioè, nel senso, nella vegenda sì, ma io ho proprio voglia di pasta perché da tanto che non la mangio. Era pasta col pesto, ma non la farò col pesto siccome ho quattro pomodori. Quindi ecco, oggi la mattinata sta già diventando troppo impegnativa, eh. Ho quattro pomodori che stanno andando all'altro mondo, quindi mi faccio in un pentolino un veloce sughettino con i pomodori. Sì, esattamente, e mi faccio la pasta. Quindi mi attivo, vado. Tra l'altro nel menu settimanale mi sono dimenticato le uova, ragazzi, perché vabbè che scadono il 7 novembre, ma io poi andrò via, quindi devo mangiarle, quindi mi sa che cambia, forse è venerdì. Venerdì che sono a casa mi faccio le uova, facciamo così. Se no devo cambiare tutto il menu settimanale. Bene, allora adesso faccio tutte queste cosine che proprio non c'ho voglia, raga, ma purtroppo ci tocca fa e vi aggiorno. Dai, raga, è stato più facile del previsto. Ho sistemato così. Allora, ecco qua. A destra troviamo sacchi dell'immondizia, spugnette e stracci. A sinistra un cestone con tutti i detersivi. Questo è il contenitore a forma di lavatrice con le mollette da stendere che non le uso mai. E qui ho i due prodotti Swiffer. Questo è un contenitore dove metto sempre le cipolle e l'aglio. Ed ecco fatto. Tutto procede bene, raga. Allora, queste bottiglie le sto riempendo con l'acqua. Ho fatto il sughettino con i pomodori e un po' di olivette. Questa è la pasta che uso, quella a forma di cuore che mi aveva inviato Vanessa in Family. Ecco il sughettino troppo buono. Qui l'acqua già bolle, quindi adesso vado a metterla. Mettiamo la pasta, i miei 100 grammi. E poi finisco. Sì, sto riempendo le bottiglie d'acqua da mettere in frigo. E poi siamo a buon punto. Ho trovato questi, raga, mentre sistemavo, questi gancetti a forma di gattino che non so chi mi ha inviato, se ho comprato io, ma credo mi hanno inviato. Troppo carini, adesso poi vedo se potrò utilizzarli. Sono troppo carini. Hello, hello boys, hello girls. Mi sono messo la super vestagliotta, che si sta bene così. E dai, mattinata buona, buona. Sono le 10 meno un quarto. Che devo fare? Ah, dovrei chiamare mio papà per venerdì perché se vuole venire qua a mangiare, poi ci facciamo una passeggiata. Perché venerdì, forse, ma io ho pochi ho seri dubbi, dovrebbe uscire un po' di sole pomeriggio, quindi ci facciamo anche una bella passeggiata qua. Vediamo, vediamo. Organizziamo venerdì da solo, come vi ho detto. E quindi se ha il telefono, perché lui non ha, ha un telefonino di quelli che puoi solo ricevere le chiamate e telefonare, insomma, non è uno smartphone, quindi non so se ce l'ha, mia mamma ha detto che ce l'ha lì, messo da parte, non lo so. Che cosa stanno facendo? Una moto, una moto. E quindi raga, vediamo un po'. Sì, domani è giovedì, meno male, anche se Paolino tu devi ancora affrontare questo mercoledì. Ok. Va bene, ci sentiamo dopo. Io procedo. Che profumino. Sughetto di pomodori freschi è la cosa. Ci vuole un quarto d'ora a farlo, ma è uno una squisitezza, una squisitezza. Bene, bene. Comunque a casa mia c'è tanto spazio. Ormai abbiamo tanto spazio. Aggiornamento, ho fatto tutto.
Ho ripulito di nuovo la cucina, raga, dopo aver cucinato la pasta. È tutto pulito, finalmente. Bene. Quindi, io mi faccio sempre dei progetti per la mattina, insomma, e ho fatto tutto, ho sistemato sotto il lavandino, ho fatto pulito la cucina, ricucinato e ripulito la cucina. Sono a posto, lo zaino è quasi pronto, anzi c'è la borraccia lì pronta con l'acqua e la pasta che si raffredda da portare. Mi porto anche una pera che avevo lì. Tutto a posto. Adesso ho messo a caricare la macchinetta per le capelli e la barba. Quindi mi vado ad accorciare la barba. I capelli li faccio poi magari sabato, vediamo, perché volevo andare poi per la settimana prossima per Milan anche con capelli tutti puliti, cioè puliti con i capelli tagliati, insomma. Adesso mi pulisco gli occhiali perché non ci vedo letteralmente più. E poi vado a fare la doccia, sono le 10 e un quarto e sono contento. Mamma è arrivata a destinazione, anche la zia, mamma e zia a destinazione. Adesso poi vanno a casa, insomma, della zia e poi le risentirò. Vi mando un bacio, ci sentiamo, vediamo, o prima di uscire o in passeggiata. Eccomi raga, ci sono. Allora, praticamente io mi sono reso conto che quando filmo non vi guardo a voi, ma guardo o lo specchio del microonde o guardo qualcos'altro. Invece dovrei guardarvi diritto nelle camere del cellulare. Perdonatemi, è un po' di maleducazione, sembro strabico. Comunque è così, praticamente vi dovrei guardare qua. Allora, labbra spaccate, adesso metto burro cacao. Io avevo tempo, raga, e quando si ha tempo bisogna approfittare. Il tempo è loro in bocca, loro hanno il tempo in bocca. Qualcosa abbiamo in bocca. Io ho le labbra spaccate. Bene, dopo ste cavolate, vi dicevo, avevo tempo e ho approfittato, ho fatto. Praticamente ho tagliato i capelli, anche se poi un altro colpo glielo do prima di partire. Ho tagliato i capelli, ho dato un colpo alla barba con la macchinetta, ho fatto anche il colore, anche se non è venuto proprio. No, beh, sì, perché all'inizio sembra chiaro, dico, ma non funziona. Poi, dopo 5 minuti, si annerisce il tutto. Quindi, ce l'ho fatta. Ho fatto colore, ho tagliato i capelli, pulito, ho fatto la maschera di bellezza. Toda gioia, toda bellezza. La conoscete questa canzone? Paolino, come parli? La conoscete questa canzone? Tra l'altro era l'inizio di un cinepanettone con De Sica, Boldi. Che ridere, mi fanno, io li guardo ogni settimana, me ne guardo uno perché mi fanno ridere. Saranno trash, saranno volgari, saranno quello che sono, ma i cinepanettoni si fanno ridere, ci portano in un mondo che di svago, insomma, va bene. Io passo dai cinepanettoni al colore della barba al tempo, cioè proprio io sono io, il Paolino. Questa è la mia maglietta ovviamente del lavoro. Quindi chiudo tutte le cose nello zaino. C'ho 10 minuti ancora, eh. Sono stato super bravo. Io sono stupefacente. Comunque vi voglio in passeggiata con me. Quindi a tra 5, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Eccomi. Raga, guardate che bello questo gattino. Ciao. Che bello che sei. Come stai? Attento che ci sono le macchine. Ciao. Devo andare a prendere il pullman. Mamma, quanto è bello, raga. Grigioni. Non ho paura delle macchine quando vedo i gatti così in strada. È proprio coccolone, che bello. Allora, sì, io corro. Oddio, corro, sono 11:05. In realtà sì. Ah, ieri poi, era ieri che ve l'ho detto, non lo so, forse nello scorso vlog, ma non importa. Avevo 15 minuti di ritardo al bus, ma sono arrivato al lavoro super puntuale, nessun problema. Oggi invece ha 7 minuti, quindi in realtà non devo correre, ma non si sa mai. Ho appena fatto la videochiamata con mio fratello, erano in maglietta corta, dato che c'era un caldo, stavano scendendo dalla Lombardia giù alla Toscana. E io ho detto no, guarda qua, è sempre grigio, è sempre freddo, quindi. Ma ci mancherebbe altro che l'Italia non avesse un po' di sole, e un po' di tepore. Ok. Io sono quasi arrivato.
vedo l'Aldi pienissimo adesso, oggi, domani, ma soprattutto domani la gente impazzisce quando c'è un festivo. In Italia secondo me non è così, perché è sempre aperto da voi, anche le domeniche, festivi, insomma, bene o male tutto aperto, non c'è bisogno. Ma qui, quando è chiuso un giorno, assalgono praticamente i negozi. Ma va bene così. Ok, sono salvo, nel senso che il pullman non lo vedo, quindi non lo perdo. Ma non avevo dubbi che non lo perdessi. Bene, qua c'è traffico, quindi vi lascio. Ci sentiamo stasera. Raghi, ein Tag weniger, che vuol dire una giornata in meno. Cioè, meno uno. Una giornata in meno, insomma, una giornata è passata. Eccomi qua, sono dietro casa. Tutto bene. Oggi sono uscito dal lavoro, cioè fuori dal centro commerciale, alle 20.19 e alle 20.20 passava il bus, quindi ho fatto una corsa e ce l'ho fatta. Grazie a Dio, infatti sono arrivato al solito orario a casa. Bene, meno male, finita questa giornata. Abbiamo fatto una grande preparazione per domani, che si scatenerà, come diceva il gladiatore, perché è un prefestivo, quindi va bene così. Ma in Italia il 1° novembre è festa, sapete che proprio non me lo ricordo, credo di sì. Comunque, anche voi fate il ponte, chi può. Io invece sabato torno al lavoro, ma sarà l'ultimo giorno, sapete, prima delle ferie. Bene, bene, adesso appunto vado a casa. Solito rito del caffeuzzo, solite cose, e poi noi chiacchieriamo. Bene, bene. Vi devo dire che, forse ve l'ho già detto, ma io sono talmente scurdato che non so se vi ho detto che mio papà viene venerdì, ma poi facciamo altre cose e poi ve lo dico. Bene raghi, che si fa dopo 8 ore di lavoro alle 9 di sera? Quando si torna a casa si pulisce il bagno. Ovviamente, allora non guardate questo striscio marrone, non pensate cosa sia, è la tinta di stamattina della barba. Quindi adesso passo, la tolgo la polvere e poi gli passo quello umido. Che c'è tanto, tanta polvere in questo pavimento bianco, guardate, io odio, mamma mia. E grazie allo Swiffer, anzi, mi devo togliere anche il carrellino, me lo tolgo direttamente. Sì, io a quest'ora faccio queste cose invece di andare a dormire, raga, però non ho voglia domani mattina, quindi ecco. Comunque sono a casa, come potete immaginare, e praticamente adesso vi racconto cosa succederà venerdì con mio papà e con altre persone. Un attimo, finisco di fare i lavori di casa di notte. Se riesco a staccare. Allora raga, prima di andare a letto, cioè a letto, prima di mettermi in divano a guardare la TV e dimenticarmi di voi, poverini, no, vi dico, vi racconto tante cose. Intanto il bagno è pulito, ma i tappeti erano giù, che devo lavarli, là, raga, non ne avevo tappeti nuovi, quindi ho rimesso quelli. Anzi, vi voglio far vedere, perché io devo condividere tutto, anche gli errori, insomma. Non avevo i tappeti puliti, mi sono arrangiato con quelli che avevo, ho fatto soltanto una, non accendo neanche la luce, ho fatto questo, insomma, ho sistemato un po', lì è tutto pulito, tutto e sono a posto. Vabbè, pazienza, i tappeti mi sa che devo comprarli. Il bagno è talmente piccolo che è anche difficile comprare i tappeti, raga. Va bene, detto questo, ma ci sono, ho inquadrato, sì, e vi devo dire tante cose. Allora, intanto, cosa succede venerdì? Domani sera, che è giovedì, ovviamente viene il Sercù, e questa volta non lo abbandonerò, vabbè, per modo di dire. Verrà domani sera qui, e così venerdì è già qua, che poi pranzerà insieme a mio papà, perché mio papà viene intorno a 10:30. Mi ha detto 10, gli ho tirato un po' le 10:30, perché dobbiamo un po' dormire. Insomma, 10:30 sarà qui, pranziamo insieme, cucinerò qualcosa per tutti e tre. E poi pomeriggio andiamo a un parco qua vicino a Teublitz, si chiama. Il nome del parco è molto difficile, non ve lo dico, dove ci sono, è gratuito, in mezzo al bosco, dove ci sono, c'è una bella passeggiata, dove ci sono dei cervi, tipo animali, raga, animali del bosco, insomma, così, non sono chiusi in recinto, sono in spazi aperti, insomma, non è uno zoo, non so come spiegarvi,
un parco del bosco praticamente, gratuito ed è molto molto bello, e di domenica e festivi è strapieno, immagino che sia venerdì anche così, mette una bella giornata. Quindi venerdì pranzo con papà, sono contento che viene qui, sapete che è da solo, mia mamma e mia zia sono tutto a posto, sono arrivate stamattina alle 9, tutto bene, tornano sabato mattina, sabato alle 10 più o meno sono di nuovo qua, guarda che col Flixbus. Insomma, tutto bene. E quindi sarà una bella giornata venerdì, dai, sono contento. E poi c'erano tante cose da dire. Allora, mi sono informato per la collaborazione con Temu. Il primo pacchetto è arrivato, ce l'avevo qui sul tavolo perché pensavo che arrivasse l'altro in breve tempo, invece non è arrivato. Quindi ho messo tutto in una busta e ho nascosto nell'armadio perché non posso vederli sotto gli occhi quelle cose perché vorrei aprirle. Ma devo aspettare il secondo pacchettino, con cui farò un video unico. C'è uno sconto per voi, mi hanno dato. Raga, c'è uno sconto per voi. E poi vedrete, poi vi spiegherò tutto. Non è adesso il vlog di parlare di Temu, però volevo solo avvisarvi che ci vorrà qualche giorno, purtroppo. Ma sono veramente belle, belle cose. Volevo anche dirvi questo. Poi di venerdì anche, vi ho detto. È arrivato un regalo per la mia nipotina, la Noemi, che fa il compleanno a fine novembre, però io e mia mamma già abbiamo preso il regalo, è arrivato da Amazon, è una Real Born, no, aspettate, quelle bambole che sembrano vere, che io, è chiusa nella scatola, non voglio neanche vedere, che mi fanno un po' impressione, però è bellissima. Non so come si chiama, Real Reborn, qualcosa del genere, raga, comunque. E lì è arrivato oggi il pacchettino, così poi glielo do anche mio papà, che poi lo porta da mia mamma, e ci penserà lei a fare il pacco e tutto. Quindi anche questo vi ho detto. Domani mattina devo fare un po' di spesa, non domani mattina, volevo andare all'Aldi in realtà. Sapete che, raga, siccome domani esco a mezzogiorno, mi sa che ci faccio un salto perché volevo comprare da me, però poi devo andare a pagare nella mia pausa, insomma, ci perdo tempo, quindi mi sa che domani mattina vado all'Aldi per comprare qualcosina, perché abbiamo già il menù con mio papà, niente di eccezionale, gli facciamo una pasta, però volevo andare a prendere due pezzettini di formaggio, sapete, un po' di cosine sfiziose da mangiarci. Venerdì a pranzo, poi venerdì a cena sarò solo con Sarko, abbiamo le pizze surgelate, quindi ci mangiamo quelle. Però domani mattina sì, un salto d'Aldi me lo faccio, tanto esco alle 12. Domani è giovedì, sì, appunto, e domani mattina devo anche editare questo vlog che sto facendo in questo momento, quindi. Ma farò tutto con calma. Preferisco andare Aldi subito, tipo alle 8:30, alle 9, dopo colazione, doccia e vado subito. Faccio così, sì. Ho deciso insieme adesso in diretta con voi. Bene, poi vi devo dire un'altra cosa, che di quanto abbiamo parlato del maltempo, raga, in Italia, che si è susseguito da settembre, alluvioni su alluvioni su alluvioni. C'è stata da poco in Sardegna, in varie zone, anche al mio paese dove abito io, a Terralba. Anche se si sono allagate un po' di strade, niente di eccezionale, però i disagi, lo sapete. Poi c'è stato un disperso che sinceramente non al mio paese, vicino Cagliari, ma sinceramente non so se l'hanno trovato, ci sono stati danni terribili. E quindi è successo anche in Sardegna, addirittura nel mio paese. La mia casa, la casa dei miei genitori, è tutto a posto e all'asciutto. Ma un nostro amico è successo che si è allagato, è entrata l'acqua dal balcone, gli ha allagato praticamente mezza casa. Incredibile. Mentre ho notizia di oggi, l'avete sentita anche voi, il maltempo in Spagna, raga, ha fatto un disastro a Valencia, credo solo Valencia o comunque quella zona lì. In questo momento, anzi mezz'ora fa, su TG Como ho letto che c'erano 90 vittime. Io, scioccato, raga, ho visto il video, mamma mia, un pensiero agli spagnoli. So che qualcuna di voi mi segue dalla Spagna. Terribile, insomma, raga, ho visto questa notizia, ho visto questi video, quando ci sono vittime, poi 90, raga, almeno, vi ripeto, fino a mezz'ora fa, io spero che non aumentino, ma è incredibile. Ha fatto 500 mm di acqua in un'ora, qualcosa del genere, non lo so, in un paio d'ore, insomma, incredibile, l'acqua di un anno intero. È molto triste. Abbiamo commentato anche questo, che vedo di. Va bene,
Vi ho detto tantissime cose, ma adesso sono le 10 meno un quarto, credo di andare un po' a rilassarmi. E noi ci sentiamo domani mattina, così vi faccio vedere anche quello che ho comprato da Aldi, sì. Ho deciso di fare così, domani mi sveglio alle 8, con calma, colazione, doccia e vado. Vi mando un abbraccio, non ho altro da dirvi, raga, stavo pensando al pasto di domani, vado a vedere. Perché dovrei avere carne e verdure, se riesco, anzi, mi sa che vado subito a tirare fuori qualcosa dal freezer. Aspettate che guardiamo insieme. Mamma mia, raga. Ho cominciato l'agenda a settembre, praticamente siamo già a novembre. Ma oh, è incredibile. È incredibile. Andiamo a vedere domani. Ah, guardate il tempo di venerdì, meno male c'è il sole per andare poi al parco degli animali. Allora, no, giovedì, scusate. Giovedì, vedete, entro le 13 meno male, carne e verdure, sì. Domani sarà nuvoloso, figuratevi perché oggi che cos'era. Bene, quindi vado subito a tirare fuori la carne. E noi ci sentiamo domani mattina, raga, oppure prima di andare a letto un saluto, non so se ve lo faccio, eh. Se fate le brave, ve lo faccio. Eccomi, raga, per darvi la buonanotte. Più che altro la do a me, buonanotte Paolino. E tutte le cose che vi racconto sempre mi sono dimenticato una. Quando domenica sera stavo tornando a casa con mio fratello e mio cugino che mi hanno accompagnato appunto dopo la domenica passata lì, qui la strada che collega Nittenau a Reghestauf, passa in mezzo ai boschi, avete visto, bellissima, una delle più strade più belle che ho visto in vita mia, per quanto riguarda il panorama, sono 20 km bellissimi. Praticamente ci sono gli animali, ovviamente, come in tutti i posti di montagna, insomma, di montagna, insomma, dove ci sono i boschi, ecco, non siamo in montagna. E praticamente c'era un cervo in strada e mio fratello l'ha visto, meno male, ha frenato e il cervo era proprio in mezzo alla strada che passeggiava, andava avanti e indietro. Poi quando vedono le luci si bloccano, ma io così da vicino, cos'è? Così da vicino in natura non l'avevo mai visto. Era proprio davanti alla macchina e mio fratello ha fatto poi le luci, così non so, poi è scappato via, ma era bellissimo. Era una femmina, secondo me, perché non aveva le corna. E era bella grossa, molto molto bella. E niente, mi è venuto in mente adesso perché guardando un documentario si parlava, un documentario su YouTube si parlava di animali e sono spuntati i cervi. E poi prima vi ho detto che venerdì andiamo a vedere. Andiamo in questo parchetto dove ci sono i cervi, appunto. Ecco, quindi vi ho detto anche questo, secondo me mi ero dimenticato. Beh, domenica sera ero stanco, quindi, come sempre, tra l'altro, sono stanco io, sono nato stanco. Va bene, vi mando un bacio, vi saluto io e il cervo. A domani. Raghi, buongiorno. Vi ho dato la buonanotte 2 secondi fa e adesso vi do il buongiorno. Allora. Sono le 8:40 del mattino, io ho fatto il mio rito, sono al solito della colazione, sono pronto, cioè pronto per, non sono pronto per niente, pronto per non fare nulla. Fuori è ormai è una replica, lo so, ogni giorno è la stessa cosa, però la temperatura anzi, sta peggiorando perché si sta abbassando, sono tipo 7 gradi stamattina e la nebbia è peggio di peggio che mai. Vi faccio vedere e poi vi dico cosa sto facendo, sto per fare. Vi faccio sempre venire il mal di mare. Apro un attimo così mi congelo, letteralmente. Ecco qua, vedete? Non si vede un tubo. Oddio, sì, è lontana la nebbia però. Capite? Io sempre prendo riferimento alla collinetta che non esiste più. Non c'è più. Eccola. Va bene. Fatemi chiudere, scusate. Oddio, che freddo. Allora, io ho acceso il riscaldamento a palla in doccia perché vado a farmi la doccia ed esco subito, vado ad Aldi perché oggi ci sarà l'inferno, essendo un prefestivo, lo sapete già, detto 100.000 volte. E quindi devo andare a comprare qualcosa perché domani ho due ospiti, Sarko e papà. Vabbè, niente di che, devo comprare due cosine, tanto perché ci facciamo una pasta, però un accompagno, due formaggi, roba così. Ieri sera ve l'ho detto che avevo deciso di andare qua e non da me. Perché da me è difficile. Quindi corro,
Così faccio doccia, vado a fare la spesa e ritorno. Vi faccio vedere cosa ho comprato. Poi mi metto a cucinare il pollo che ieri ho tirato fuori del pollo. Lo metto in forno ad aria, in fornetto ad aria, volevo dire, che è la parola giusta, non friggitrice, non usiamo questa parola. Fornetto d'aria e lo faccio con le verdure per portarmi il pasto al lavoro. Quindi scapolo e ci sentiamo tra poco. Ma come sono bello! Con la barba così tutto bello, profumo, no, profumato non ha. Sì, beh, sono sempre profumato, anche se la doccia l'ho fatta ieri comunque. Sì, ma sono bellissimo. Ecco, tutto questo per dirvi che sono bellissimo. Sì, mi faccio anche una bella foto perché sono gnocco. Ce l'ho fatta? Non lo so. Ci sentiamo dopo, eh? Che scemo. Eccomi uscito, non sto andando a lavorare, sto andando a fare spesa. Oggi sono uscito senza una lista della spesa perché veramente sono due cose, cioè so cosa devo comprare, insomma. Non è uno spesone. Beh, le ultime parole famose. Speriamo che non ci sia tanta gente, soprattutto alla cassa. Vediamo un po'. Le foglie sono sempre di più, raga. Creano questa atmosfera proprio autunnale, che bello. Oggi, stasera è Halloween. Non so se voi lo festeggiate, forse ve l'avevo già chiesto. Qua è sentito abbastanza. Bambini, ragazzini vanno in giro, poi ci sono tutti i party, nelle discoteche, nei locali. È vissuto bene, diciamo. E partecipato, ecco. Ah, vedo una zucca laggiù, voi no forse. E niente, tutto a posto. Adesso facciamo questa commissione, tanto io sono pronto, sono nel senso che avendo fatto la doccia sono pronto. Alle mezzogiorno esco di casa, quindi le zucche le mettono tutte, eh? Tutti. Benissimo, dai, ci sentiamo dopo. Allora, raga, eccomi qua. Vi faccio vedere velocemente quello che ho comprato da Aldi. Vi faccio vedere e metto subito in frigo. Sono le 10 meno 10, ma io non devo andare a lavoro alle 13, alle 12, perché mi hanno chiamato dal lavoro e c'è un disastro. In effetti, immaginavo. Scusate, singhiozzo. È perché è un casino, quindi. Vabbè, c'ho più di un'ora, eh. Metto a posto la spesa, poi mi cucino veloce il pollo nel fornettino, che ci vuole 15-20 minuti, e vado. Immaginavo qualcosa. Allora, velocemente vi faccio vedere. Due preparati per le mie zuppe, per i minestroni. Guardate che buoni, c'è anche il broccolo dentro. Quindi metto in frigo. Due buste di insalata, che una la farò domani subito, e una per domenica. Poi ho preso per le mie ricettine future nel robottino una melanzana, due zucchine e un pacchetto di patate, di queste patatine che le userò per fare appunto le mie ricettine. Poi una confezione di pomodori. Per gli antipasti di domani ho preso questi peperoni dolci ripieni di formaggio e queste olive nere ripiene anche di formaggio. Quindi metto a posto. Ok, poi ho preso sempre per antipasti un pacchetto di prosciutto. Vabbè, queste olive verdi, un barattolo me le tengo per me. Poi ho preso questo formaggio buonissimo dell'Austria, che conosco perché lo vendiamo. Un pacco di penne che lo faccio domani, siamo in tre, quindi faccio tutto il pacco, penne integrali. Queste me le tengo in frigo per settimana prossima che ho le ferie, a parte quando sono via ovviamente a Milano 3 giorni. Tortelloni con la carne e poi dove li ho messi? Questi buonissimi secondo me. Gnocchi ripieni di pomodoro e mozzarella. C'era anche un ripieno al tartufo, ma io non li amo, non amo il tartufo. Un pacco di cracker integrali da tenere lì. Il pane per domani, ho preso questo rustico a fette, che è sempre buonissimo. Un formaggio grattugiato, ce n'è uno in freezer, raga, però domani userò questo. E mi sa che qua, a parte bustoni, non c'è più niente. Però a proposito di tappeti, che ne parlavo ieri, ho trovato questi due tappeti da Aldi per il bagno con scritto Bath e sono molto carini. Eccoli qua. Sono due.
E quindi poi li sistemerò nel bagno. Ecco, questa è la mia spesa, raga. Ho speso come i gatti 44 euro. E adesso finisco di mettere a posto e poi bisogna correre di nuovo oggi. Che bisogna fare? Raghi, sono qua un attimo nel divano mentre mi sto cuocendo il pasto. Sono le 11:10. No, le 10:10, per carità, le 11:10. E tra tutto questo, tra tutta questa corsa, io volevo fare il vlog tranquillo. Però vi devo salutare, mi dispiace, vi devo lasciare perché devo editarlo questo vlog, se no non ce la posso fare a farlo uscire giovedì sera, raga. Io vi auguro un buon giovedì sera, se mi state vedendo di sera, appunto, non farò la premiere perché oggi non ce la faccio. Se mi guardate venerdì, comunque vi auguro un buon festivo, spero per voi che non lavorate, so che tante di voi lavorano. Perché in Italia comunque è festa, ma è tutto aperto, quindi chi lavora come me nei negozi, eccetera, eccetera. Vi auguro un buon lavoro, un buon riposo per chi può. Io adesso ho tempo, perché mi riposo qua fino alle 11, però devo editare per forza. Ci tengo troppo che vada giovedì sera. Abbiamo chiacchierato tanto. La mia giornata di domani ve l'ho raccontata. Staremo insieme, spero di portarvi al parchetto con gli animali. Vi voglio bene, lasciate un like, un commento, mi raccomando, sostenetemi sempre, ma non c'è neanche, è quasi scontato dirlo, cioè non c'è bisogno di dirlo perché lo fate sempre. Però per chi è nuovo, magari aiutatemi con i like e con i commenti, le condivisioni. State con me, vi voglio bene, ci sentiamo sabato sera, mi raccomando, nuovo vlog e sarà poi il mio inizio delle ferie. E ne succederanno delle belle, raga. Ciao a tutti, vi voglio bene!